Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, che Strelle Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica SRL. Ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'è che Strelle? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere che Strelle durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è che Strelle? Kestrel è un farmaco a base del principio attivo desogestrel, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico progestinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica SRL. Kestrel può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Kestrel 75 mcg 1x28 compresse rivestite con film informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. C. Principio attivo. Desogestrel gruppo terapeutico. Contraccettivi ormonali sistemici forma farmaceutica. Compresse rivestite indicazioni contraccezione orale posologia. Per raggiungere l'efficacia contraccettiva, Kestrelle deve essere usato come indicato, vedere come prendere Kestrelle e come iniziare il trattamento con Kestrelle. Popolazioni speciali compromissione renale non sono stati condotti studi clinici in pazienti con compromissione renale. Compromissione epatica non sono stati condotti studi clinici in pazienti con insufficienza epatica. Dal momento che il metabolismo degli ormoni steroidei può essere compromesso in pazienti con malattie epatiche gravi, l'uso di Kestrelle in queste donne non è indicato fino a quando la funzione epatica non sia tornata alla normalità, vedere paragrafo 4.3. Popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di Kestrelle negli adolescenti al di sotto dei 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione uso orale. Come prendere Kestrelle le compresse devono essere prese ogni giorno all'incirca alla stessa ora, in modo che l'intervallo tra due compresse corrisponda sempre a 24 ore. La prima compressa deve essere assunta il primo giorno della mestruazione. Si deve poi proseguire con una compressa al giorno, in modo continuativo, senza tenere in considerazione eventuali sanguinamenti. Ogni nuovo blister deve essere iniziato direttamente il giorno dopo il precedente. Come iniziare il trattamento con Kestrelle? Nessun trattamento contraccettivo ormonale nel mese precedente l'assunzione delle compresse deve iniziare il primo giorno del ciclo mestruale naturale della donna, cioè il primo giorno del sanguinamento mestruale. È possibile iniziare anche tra il secondo e quinto giorno del ciclo, ma durante il primo ciclo di trattamento si raccomanda di impiegare anche un metodo di barriera nei primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Dopo un aborto nel primo trimestre, si raccomanda di iniziare il trattamento immediatamente. In questo caso, non è necessario impiegare un metodo contraccettivo aggiuntivo. Dopo un parto o un aborto nel secondo trimestre si deve consigliare alla donna di iniziare il trattamento in un qualsiasi giorno tra il 21esimo e il 28esimo giorno dopo il parto o l'aborto nel primo trimestre. Se si inizia più tardi, si raccomanda di impiegare anche un metodo di barriera fino al completamento dei primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Tuttavia, se c'è stato già un rapporto sessuale, è necessario escludere la gravidanza prima di iniziare effettivamente il trattamento con Kestrelle, oppure si deve attendere che la donna abbia il primo ciclo mestruale. Per ulteriori informazioni per le donne che allattano al seno, vedere paragrafo 4.6. Come iniziare il trattamento con Kestrelle quando si sostituisce un altro metodo contraccettivo passaggio da un contraccettivo ormonale combinato, contraccettivo orale combinato, anello vaginale o cerotto transdermico. La donna deve cominciare il trattamento con Kestrelle preferibilmente il giorno dopo l'assunzione dell'ultima compressa attiva, l'ultima compressa contenente le sostanze attive, del precedente contraccettivo orale combinato o il giorno della rimozione dell'anello vaginale o del cerotto transdermico. In questi casi non è necessario l'impiego di un metodo contraccettivo aggiuntivo. È possibile che non tutti i metodi contraccettivi siano disponibili in tutti i paesi dell'Unione Europea.
la donna può iniziare il trattamento, al più tardi, anche il giorno successivo al consueto intervallo di interruzione della pillola, cerotto o anello o il giorno dopo l'ultima compressa di placebo del precedente contraccettivo ormonale combinato, ma si raccomanda di utilizzare un metodo di barriera aggiuntivo durante i primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Passaggio da un metodo contraccettivo a base di solo progestinico, pillola, iniezione, impianto o da un dispositivo intrauterino di rilascio di progestinico IUS, la donna può effettuare il passaggio da una pillola contenente solo progestinico in qualsiasi momento, nel caso di un impianto o di uno IUS il giorno nel quale l'impianto o il dispositivo sono rimossi o, nel caso di un iniettabile, nel giorno in cui dovrebbe essere praticata la successiva iniezione. Gestione delle compresse dimenticate e la protezione contraccettiva può risultare ridotta se tra l'assunzione di due compresse sono trascorse più di 36 ore. Se il ritardo nell'assunzione di una qualunque compressa è inferiore alle 12 ore, la compressa dimenticata deve essere presa non appena ci si ricordi di farlo. Quella successiva deve essere presa secondo lo schema abituale. Se il ritardo è superiore alle 12 ore, la donna deve usare un metodo contraccettivo aggiuntivo per i successivi 7 giorni. Se si è dimenticato di assumere compresse nella prima settimana e, nel corso della settimana precedente, si sono avuti rapporti sessuali, si deve tenere in considerazione la possibilità che si sia instaurata una gravidanza. Consigli in caso di disturbi gastrointestinali. In caso di un grave disturbo gastrointestinale, l'assorbimento può non essere completo e devono essere prese misure contraccettive aggiuntive. Se si manifesta un episodio di vomito entro 3-4 ore dall'assunzione della compressa, l'assorbimento può non essere completo. In tal caso, si applicano i suggerimenti relativi alle compresse dimenticate forniti nel paragrafo 4.2. Monitoraggio del trattamento prima della prescrizione. Si raccomanda di effettuare un'accurata anamnesi medica e un accurato esame ginecologico per escludere una gravidanza in atto. Prima della prescrizione devono essere valutati disturbi del ciclo quali oligomenorrea e amenorrea. L'intervallo tra i controlli medici è in funzione di ciascun caso individuale. Se il prodotto prescritto è in grado di influenzare sostanzialmente una malattia latente o manifesta, vedere paragrafo 4.4, devono essere programmati i relativi esami medici di controllo. Nonostante che strelle venga assunto regolarmente, possono verificarsi disturbi del ciclo. Se il sanguinamento è molto frequente e irregolare, si deve prendere in considerazione l'impiego di un altro metodo contraccettivo. Se i sintomi persistono, deve essere esclusa una causa organica. In caso di amenorrea durante la terapia, è necessario indagare se le compresse siano state assunte o meno secondo le istruzioni e può essere indicato un test di gravidanza. In caso di gravidanza il trattamento deve essere interrotto. Le donne devono essere avvisate che Kestrelle non protegge nei confronti dell'infezione da HIV/AIDS, né da altre malattie a trasmissione sessuale. Controindicazioni: tromboembolismo venoso in atto, grave malattia epatica in atto pregressa, fin quando i valori di funzionalità epatica non sono tornati nella norma, tumori maligni, accertati o sospetti, sensibili agli steroidi sessuali, sanguinamento vaginale non diagnosticato, ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 in caso di allergia all'arachidi o alla soia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: se fosse presente qualcuna delle condizioni / fattori di rischio di seguito indicate, i benefici dell'impiego del progestinico devono essere soppesati rispetto ai possibili rischi di ciascun caso individuale e discussi con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni: l'interazione tra contraccettivi ormonali e altri medicinali può portare a perdite ematiche intermestruali e / o alla mancata protezione contraccettiva. Le seguenti interazioni sono state segnalate in letteratura, principalmente con i, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Kestrel insieme ad altri farmaci come Aptivus, Atazanavir Accord, Atazanavir Dr. Redis, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Atripla, Aurantin, Carbamazepina EG, Dintoina, Dintoinale, Efavirenz Entricitabina e Tenofovir Disoproxil Aurobindo, Efavirenz più Entricitabina più Tenofovir Disoproxil Milan, Efavirenz Entricitabina Tenofovir Disoproxil
circa, e favirenz entricitabina tenofovir di soproxil teva, e favirenz barra entricitabina barra tenofovir di soproxil zentiva, e favirenz milan, e favirenz teva, e votaz, fenituina icma, gamibeta complex, gardenale, luminale, compressa, lisodren, micobutin, misoline, nervaxon, oxcarbazepine tecnigen, compresse rivestite, riataz, capsula, rifadin, rifater, rifina, rifocin, sustiva, tegretol, telsir, compressa rivestita, telsir, sospensione, toleb, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Kestrel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Kestrel durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: l'uso di Kestrel non è indicato durante la gravidanza. Se si verifica una gravidanza durante il trattamento con Kestrel, l'ulteriore assunzione del medicinale deve essere interrotta. Studi negli animali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: Kestrel non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati: l'effetto indesiderato più comunemente segnalato negli studi clinici è il sanguinamento irregolare. Nelle donne che fanno uso di desogestrel sono stati segnalati alcuni tipi di irregolarità del sanguinamento, in percentuale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non vi sono segnalazioni di effetti gravi a seguito di sovradosaggio. Sintomi che possono presentarsi in questo caso sono nausea, vomito e, nelle giovani donne, lieve sanguinamento vaginale. Non esistono antidoti e l'eventuale trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Contraccettivi ormonali per uso sistemico, progestinici. Codice ATC. G03AC09. Meccanismo d'azione: Kestrel è una pillola a base di solo progestinico, contenente il progestinico desogestrel. Come altre pillole ha proprietà farmacocinetiche: assorbimento dopo somministrazione orale di Kestrel, il desogestrel, DSG, viene rapidamente assorbito e convertito in etonogestrel, ENG. Allo stato stazionario, il picco dei livelli sierici è raggiunto 1,8 ore, dati preclinici di sicurezza. Gli studi tossicologici non hanno evidenziato alcun effetto diverso da quelli prevedibili sulla base delle proprietà ormonali del desogestrel. Elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Lattosio monoidrato amido di mais povidone K30RRR atocoferol olio di soia silice colloidale anidra silice colloidale idratacido stearico rivestimento della compressa. Ipromellosa 2910 glicole propilenico titanio. Farmaci equivalenti: i farmaci equivalenti di Kestrel a base di desogestrel sono Azalia, Cerazette, desogestrel zentiva, Mirzam, Nacrez. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.